Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 8 febbraio 2019. Beh, il tema fondamentale della giornata ovviamente è quello come titola il Corriere della Sera: rottura totale. Cioè, la questione la conoscete, e c'è su tutti quanti i giornali il riassunto di come è andata, cioè l'ultima Augustin buongiorno, l'ultima goccia che ha fatto, come si suol dire, traboccare il vaso è stata la visita da parte del vice premier Di Maio e Di Battista, che insomma è una specie di anima nera, diciamo, per la tenuta di questo governo, almeno questo lo possiamo dire, oppure è una delle icone della campagna elettorale che si sta per annunciare come davvero dura. Ma insomma, si presentano e conoscono e vanno a trovare i gilet gialli in Francia, il vice premier italiano che va a incontrare i gilet gialli italiani. Anche questo, se volete, è una specie di rottura delle diplomazie, dei rapporti. Un vice premier di un paese importante come l'Italia non va a trovare un gilet giallo che non è stato neanche eletto. Ma comunque sia, non voglio neanche entrare nel merito della mossa politica. Quello che è interessante è la reazione. Come tutti i giornali oggi scrivono, è stato richiamato l'ambasciatore francese in Italia dal presidente Macron, e questo non avveniva dal 1940, cioè dall'entrata in guerra dell'Italia contro appunto la Francia in quell'epoca. I giornali italiani fanno due ragionamenti, entrano prima nel concetto molto pratico di questa vicenda strettamente legata alla Francia, e la seconda fanno una specie di racconto di un'Italia che sarebbe isolata nei confronti di tutti quanti i paesi del mondo. Pensate un po' voi, isolata per la questione venezuelana, isolata per la questione dell'Iran, mi dice la Repubblica, isolata per l'Afghanistan, perché la Trenta avrebbe detto che avremmo iniziato a valutare la possibile uscita dei nostri militari dal teatro, non più di guerra, perché gli americani, non Babbo Natale, avrebbero fatto pace con i talebani. Insomma, ci sarebbe da dire di tutto su questo isolamento. Non leggo una cosa sui giornali, e cioè che questo retropensiero dell'Italia isolata me lo ricordo bene quando si voleva abbattere Berlusconi, e cioè prima i magistrati, e l'abbiamo con il caso di Salvini, e poi l'isolamento internazionale di uomini unfit a guidare questo governo e questo paese è sempre un leitmotiv di quello che avviene. Per Folli, l'analisi di Folli è piuttosto interessante. Dice che a Caracas danno del golpista a Guaidó, il Movimento 5 Stelle, mentre a Parigi, proprio con quelli che vogliono fare il golpe, cioè la guerra civile, si vedono i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Questa è la tesi, diciamo, di Repubblica, forse la un po' più colta. In realtà dare del golpista a Guaidó lo dà Travaglio, che è un fiancheggiatore e, diciamo, è lo strillone del Movimento 5 Stelle, non è esattamente il Movimento 5 Stelle. Fubini ci spiega oggi, così out of the blue, che l'Italia c'ha tutto da guadagnare negli scambi commerciali con la Francia, perché esporta 10 miliardi più di quanto importa dalla Francia. Beh sì, ma non è forse questo il tema della giornata? Ad esempio, una delle questioni che mi sembra che due analisti politici, e soprattutto due giornalisti attenti come Gervasoni e Magnaschi, che non sono due pericolosi, diciamo, come possiamo dire, sovranisti. Pensate, Magnaschi ha fatto il direttore dell'ANSA, oggi è il direttore d'Italia Oggi, Gervasoni è un docente alla Luis. Insomma, che cosa ci dicono? Beh, insomma, Gervasoni dice che è stato un errore sovranista quello di Macron di fare questa operazione così scatenata contro l'Italia, perché l'operazione scatenata l'ha fatta Macron, perché ritirare l'ambasciatore, cioè, è una cartuccia che ti giochi una volta nella vita, oppure una volta in una storia di uno Stato o di una Repubblica. Insomma, una cosa è ritirare l'ambasciatore perché dichiariamo guerra alla Francia, una cosa è ritirare un ambasciatore perché Di Maio si va a incontrare con uno di questi poveracci dei gilet gialli. Insomma, può essere uno, come possiamo dire, può essere imbarazzante e forse anche sciagurato, ma non incredibilmente sbagliato, dice Gervasoni, cioè incredibilmente tra i rapporti di stati. Peraltro c'è da dire, come nota forse soltanto il Fatto, il giornale, qualche giornale, insomma, diciamo un po' più attento alle ragioni di questo governo, che gli insulti partirono il 21 giugno, quando fu Macron a parlare di Lebra, 21 giugno, di Lebra che arrivava con i sovranisti e i populisti. Ma forse la
l'articolo più significativo, senza togliere nulla agli altri, è quello di Magnaschi, che in realtà non ha veramente mai preso un partito, cioè tutto si può dire tranne che sia filo grillozzo e filo giallo-verde, ma è quando Magnaschi dice che la reazione di Macron è stata isterica e sproporzionata, beh, in fondo direi che qualche ragione possiamo anche averla. Tutto questo però, voglio dire, in realtà cancella il vero dato negativo di ieri, che è purtroppo quello che sta succedendo nell'economia, perché noi possiamo anche litigare con la Francia, ma la cosa è pazzesca è che noi ci stiamo oggi qua a fare le pippe sulla lite con la Francia e non sul fatto che l'Italia sarà il paese in Europa che cresce meno di tutta l'Europa, secondo certo le previsioni della Commissione Europea, che mi auguro siano un po' smentite, anche se ho i miei dubbi, mi fido quasi più di loro che delle nostre. 0,2% vuol dire che l'Italia non cresce, il secondo paese che cresce meno in Europa è la Germania, quindi un dato brutto, anche perché è un nostro partner commerciale importante, cresce all'1,1%, se un paese non cresce, più disoccupazione, meno imprese, meno ricchezza, meno welfare, a voi che tanto lo amate, insomma il vero dato negativo è questo, che ieri è stato condito da una reazione di borsa vera. C'è poco da dire di chi è la colpa di questo governo del precedente, oggi questi governano e sono loro che devono gestirla questa situazione, deriva tutto dal passato, se facciamo questa catena degli errori del passato andiamo nella sindrome Raggi, per cui non ha fatto assolutamente nulla in 3 anni a Roma, ma è sempre colpa delle giunte precedenti. Sul fronte dell'opposizione non è che stiano meglio, parlo della possibilità che il centrodestra si riunisca, c'è stata una photo opportunity ieri per le elezioni in Abruzzo tra Meloni, Salvini e Cavaliere, un retroscena del Repubblica dice che la Meloni, o del Corriere addirittura, stava male, ma l'ha pregata Salvini di andare a prendersi una bella tachipirina perché non voleva rischiare di farsi una foto da solo col Cavaliere, e tra l'altro Salvini ha detto che quell'alleanza locale non è traslabile altrove, cioè non può funzionare al governo, contento lui se funziona invece questa alleanza con Movimento 5 Stelle. Invece il giornale titola, secondo forse l'interpretazione più autentica di come è andato ieri l'incontro, cioè vicini ma lontani, vicini nella foto ma lontani nella sostanza politica. Il decreto legge semplificazione, come sempre avviene, è una gigantesca minchiata. Il solo articolo 1, nota oggi Repubblica, e fa bene notarlo Repubblica, prevede l'istituzione di una commissione per le semplificazioni presieduta da un magistrato, e poi si dovranno eleggere altri 10 componenti che sono tutti giuristi, magistrati, avvocati, professori, cioè avete capito, gente che ci ha complicato la vita, non ce l'ha semplificata, lì ci vorrebbe un tagliatore di teste, di burocrazia, di carte, un economista, un anti, diciamo, la demagogia imperante. Ma la cosa straordinaria è che questa commissione che si deve occupare della semplificazione, pensate un po' voi, si deve nominare entro un anno, sentito il parere di Tizio, di Caio, con l'avvertenza di non aver scontentato Tizio e altro Caio, insomma, parliamoci chiaro, un bluff, una cagata pazzesca. L'unica cosa che è passata nel decreto legge semplificazione è che non faremo le esplorazioni per le trivelle nell'Adriatico, quegli altri lo faranno dall'altra parte dell'Adriatico e noi verremo fregati. Processo a Salvini, oggi se ne occupa nel processo Salvini se ne occupa oggi Il Fatto, in cui in realtà se la prendono con i grillozzi e soprattutto con Giarrusso, perché avrebbero messo sotto processo Morra invece che Salvini, che è il presidente della commissione antimafia, che ieri proprio sul Fatto aveva detto che Salvini dovesse essere processato. Nell'analisi della TAV ci sono sempre i fenomeni, però oggi chiaramente tutti i giornali raccontano una questione che è compresa e già nell'analisi costi-benefici che hanno avuto la premura Toninelli di mandare ai francesi e non agli italiani. Sapete cosa prevede la relazione tecnica? Che pagheremo 4 miliardi di penali e multa. 4 miliardi, alla faccia di quelli che dicevano, c'è scritto ormai nell'analisi costi-benefici, cioè un documento pubblico, non è che se lo inventa, bisognerebbe spiegarglielo a Travaglio, farglielo capire a Travaglio quanto costa questa roba qua. Ultima cosa, ovviamente i giornali, anche se meno, parlano di Sanremo, tra poco vedremo un pezzo di Desiderio. Io faccio una brevissima considerazione non da conduttore frustrato, ma da persona che ha visto qualche gag di Sanremo, prendere un grande attore come Favino e obbligarlo a mettersi una giacca gialla per fare una patetica gag facendo
facendo finta di essere Freddie Mercury e vedere un bravissimo attore come Bisio, comico, costretto ieri a fare la spalla, quello col trombone con una, o a Rovazzi, beh insomma ti fa pensare che forse ognuno deve fare il suo mestiere, i comici e loro, e qualche presentatore, insomma troviamolo se non c'è soltanto Pippo Baudo, magari converrebbe trovarlo perché mi sembra imbarazzante. Sì, non c'ho la cintura, me ne scuso, stiamo andando pianissimo, noi ci vediamo più tardi con Desiderio sul sito nicolaporro.it e con voi con gli aggiornamenti sempre di giornata. Ciao!